La nuova stagione di Belve è iniziata e le prime interviste hanno già scatenato reazioni interessanti. I primi tre protagonisti sono stati Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento. Francesca Fagnani al comando ha posto domande pungenti, dando il via a una serie di interviste che si preannunciano ricche di spunti. Tuttavia c'è un problema. Gli ospiti conoscono ormai bene il format del programma e la modalità incisiva dell'intervistatrice. Questo rischia di rendere le interviste prevedibili e di far perdere il fascino dell'effetto sorpresa. Francesca Fagnani è indubbiamente brava, ma a volte cede con la sua ironia e i suoi pungenti commenti. Gli ospiti, ormai preparati alle sue domande, riescono a tenerle testa, facendo mancare quel tocco di imprevedibilità che tiene incollati gli spettatori. È il caso di Flavia Vento, la quale, pur essendo nota per la sua eccentricità, ha rischiato di essere oggetto di una presa in giro eccessiva da parte dell'intervistatrice. Il pubblico ha voglia di ascoltare le storie dei personaggi invitati senza che vengano esageratamente ridicolizzati. Francesca Fagnani dovrebbe mantenere un approccio più rispettoso verso tutti gli ospiti, senza cadere nell'eccesso di ironia che può infastidire e interrompere il ritmo dell'intervista. Il web ha già espresso numerose critiche nei confronti della conduttrice, chiedendo maggiore rispetto per gli ospiti. In conclusione, Belve è un programma di successo che merita di mantenere un tono popolare e coinvolgente, senza però scadere in eccessi che possano comprometterne la qualità. Francesca Fagnani dovrebbe adottare un approccio più costruttivo e rispettoso verso tutti gli ospiti, garantendo così un'esperienza televisiva più equilibrata.